I will, io sono, io sarò, e questo è lo slogan della giornata mondiale contro il cancro. È come dire, anche se si è malati, bisogna avere speranze per il futuro. A che punto però è davvero la speranza di avere una vita dignitosa anche dopo aver contratto il cancro e quali sono le cure che si stanno portando avanti? Anche e soprattutto nel reparto di immunoterapia. Ne parliamo con Anna Maria Di Giacomo, oncologa dell'appunto immunoterapia oncologica del Policlinico Le Scotte, diretta da Di Maio. Grazie di essere con noi. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutte. Io partirei proprio dallo slogan I am, I will, perché è molto bello e dà speranza per una malattia che siamo abituati a vedere con grande terrore, perlomeno io, ma credo tanti. Assolutamente sì, e sicuramente tutto quello che in questi anni è stato fatto è quello che ci dà speranza proprio sulla possibilità, come un po' lei diceva, di poter in qualche modo convivere col cancro e quindi avere comunque una qualità di vita che sia decisamente migliore, quindi con la speranza, ecco, anche che questo impatti significativamente poi sulla sopravvivenza dei pazienti, quindi vivere e vivere meglio sicuramente è l'obiettivo della ricerca sul cancro oggi. Quanto è importante la prevenzione? Quanto è importante sottoporsi annualmente, immagino, agli screening che vengono fatti? Allora, sicuramente la prevenzione è uno degli strumenti più importanti in oncologia ed è proprio quello che in questi ultimi decenni ci ha consentito effettivamente di fare una diagnosi precoce e quindi veramente di impattare poi sulla sopravvivenza dei pazienti. Ovviamente la prevenzione viene fatta a vari livelli, sicuramente la prevenzione primaria è uno strumento che possiamo a volte applicare, cioè cercare di rimuovere quei fattori di rischio, quindi stili di vita, il fumo, l'alimentazione di cui si parla tanto, ovviamente piuttosto che fattori ambientali. Ovviamente a ciò va applicata, come un po' accennavo, una prevenzione secondaria, cioè aderire a dei programmi di screening che effettivamente ci consentono di fare una diagnosi prima che la malattia cominci a dare dei sintomi. E questo purtroppo non è sempre applicabile, però abbiamo degli esempi importanti oggi, come il tumore della mammella, piuttosto che il tumore del colon, i tumori della cervice, in cui gli screening davvero hanno cambiato, diciamo, la possibilità di fare una diagnosi precoce, oppure i tumori cutanei, in cui oggi nel 75% dei casi riusciamo a fare una diagnosi precoce, e questo grazie a visite e diciamo programmi attenti di controllo. Ovviamente oggi l'adesione a questi programmi di screening che sono già consolidati non è ancora ottimale, quindi l'invito è davvero, insomma, alla popolazione di aderire agli screening. Ecco, come dicevo, in alcune patologie fanno veramente la differenza perché ci fanno fare una diagnosi precoce, quindi questo davvero diventa uno strumento cruciale per noi. Prima si interviene, meglio è, mi sembra di capire, perché è una malattia subdola. A volte ci sono pazienti che dicono di non essersi accorti di niente e poi che purtroppo se ne vanno in poche settimane. Sì, assolutamente sì. Ecco, per alcuni tumori, come dicevo, non abbiamo dei programmi di screening definiti. Ecco, per esempio, uno dei big killer, tumore del polmone. Ora si è cercato tanto di, diciamo, definire programmi di screening, ma oggi non riusciamo a fare uno screening che sia veramente efficace, piuttosto che alcuni tumori anche molto insidiosi, come le accennava, come i tumori del pancreas, altri tumori anche ginecologici, quali i tumori ovarici. Cioè non abbiamo dei programmi di screening, per cui sicuramente diciamo, è importante laddove possibile aderire, insomma, e ovviamente poi in alcune condizioni particolari, per esempio in termini di prevenzione anche primaria, è importante anche per esempio oggi sapere se alcuni soggetti sono predisposti geneticamente ad ammalarsi di cancro e quindi ecco anche lì aderire a dei programmi che poi sono dedicati. Ancora una volta mi riferisco per esempio a tumori della mammella o tumori del colon che insorgono anche in età precoce, ma per i quali i programmi di screening dedicati a chi sa purtroppo di avere una predisposizione, diciamo, più forte ad ammalarsi di alcuni tipi di tumore diventa veramente importante.
Ecco, si parla da tempo dell'immunoterapia. Che differenza c'è? Sono due strade parallele o si incontrano con quelle che sono le cure tradizionali come chemio, radio e chirurgia? Certo, allora sicuramente l'immunoterapia, che in realtà non è una strategia nuova, è una strategia vecchia, ma che negli ultimi anni, diciamo, abbiamo imparato ad utilizzare meglio e quindi, diciamo, comprendendo quali sono quei meccanismi che in qualche modo regolano l'interazione fra il nostro sistema immunitario e il tumore, abbiamo identificato proprio dei target terapeutici che oggi noi definiamo checkpoint immunologici, cioè sono delle molecole che regolano fisiologicamente questa interazione fra, diciamo, il sistema immunitario e tutto quello che è strano nel nostro organismo, quindi anche il cancro, per cui siamo riusciti efficacemente a, diciamo, bloccarli o a attivarli attraverso dei farmaci che sono poi delle proteine, degli anticorpi che noi somministriamo oggi efficacemente. E il vantaggio qual è rispetto alle altre strategie? Chiaramente rieducare il nostro sistema immunitario, quindi in un modo, in qualche modo più naturale, a, diciamo, eliminare il cancro. E questo, diciamo, laddove è efficace, oggi abbiamo tanti esempi importanti in oncologia, sicuramente fa sì che la risposta a questi trattamenti sia molto più duratura rispetto purtroppo alla chemioterapia o alla terapia target. Quindi questa strategia, dove funziona veramente, è riuscita in questi ultimi 10 anni a dimostrare di impattare in modo significativo sulla sopravvivenza dei nostri pazienti e facendolo appunto rieducando il nostro sistema immunitario. È anche meno invasiva rispetto, ovviamente, a un'operazione, ma anche rispetto ai danni collaterali che fanno le altre terapie. Allora, sicuramente anche l'immunoterapia degli effetti collaterali, perché stimolando il nostro sistema immunitario noi induciamo un'infiammazione che a volte può generare dermatiti, infiammazioni a vari organi e tessuti. Certamente però la qualità di vita dei pazienti che sono sottoposti a questi trattamenti è decisamente migliore, perché non abbiamo, diciamo, tanti di quei sintomi, di quegli effetti collaterali che in realtà con la chemioterapia o altre terapie target sono invece molto più impattanti. Ecco, quindi sicuramente cambia anche la qualità di vita, ripeto, anche nella misura in cui noi spesso somministriamo questi farmaci per tanto tempo. Quindi riusciamo a somministrarli proprio perché sono ben tollerati, ecco. Approfitto della sua gentilezza di parlare di questi argomenti con noi per chiederle anche dove andrà la ricerca. Ogni tanto si legge che è stata fatta una pillola che è tipo una sorta di vaccino che ci libererà dal cancro. È così? È fantascienza? Sarà possibile? Allora, certamente il cancro è una malattia complessa proprio perché è una malattia multifattoriale, quindi ovviamente e pensare di risolverla con una strategia unica è praticamente impossibile. Ora, quello che però la ricerca in questi anni ha cercato di fare, e con molti successi in verità, è quello di cercare proprio di personalizzare sempre più i trattamenti. E quindi quello che noi oggi sempre più cerchiamo di fare è di trattare la malattia, ma trattarla anche in quel paziente, cioè identificando le caratteristiche di quel tumore. E quindi quando parliamo per esempio di immunoterapia, noi oggi andiamo a studiare qual è, diciamo, quali sono le caratteristiche del sistema immunitario di quel paziente, oppure le caratteristiche genetiche e molecolari, perché questo condiziona molto poi la risposta a tipi di terapia e non ad altri. Quindi, diciamo, il futuro sarà appunto, come spesso noi diciamo, quello di una medicina sempre più di precisione, che ci aiuterà a targettare sempre più, quindi a identificare dei target specifici in quel paziente per quel tipo di tumore. Quindi quello sicuramente è un po' diciamo, il futuro. Invece il passato ci ha messo davanti alla difficoltà ulteriore, campo anche medico, del Covid, a parte il periodo del lockdown, della riduzione di tutte quelle che erano le terapie non salvavita, comunque sia negli ospedali ovviamente si è dovuto trovare strade alternative per curare i pazienti. Sotto l'aspetto di una malattia come il tumore, dove insomma non c'è tempo da perdere, come avete fatto? Allora, no, sicuramente, cioè, questi 2 anni sono stati, cioè, hanno impattato molto sulla
sull'attività e quindi sui programmi di screening, su tutto, diciamo, il percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti, ma in realtà non ci siamo fermati, quindi si è cercato certamente di garantire, diciamo, il trattamento ai pazienti, di farlo però anche in modo sicuro, cioè quindi sottoponendo i pazienti a screening, ovviamente adottando delle misure, quindi il distanziamento, piuttosto che dilazionando, ecco, nell'arco della giornata anche i trattamenti, con un impegno non indifferente, ma che in qualche modo ci ha aiutato a garantire il trattamento. Ora, sicuramente un aspetto interessante, questo in termini di, diciamo, di ricerca, è stato quello di capire in qualche modo quanto poi il Covid interferisse, diciamo, col cancro in sé e quindi con anche quei trattamenti che noi somministriamo ai nostri pazienti, cioè quindi capire effettivamente quanto fosse, diciamo, adeguato continuare a trattare i pazienti nel momento in cui, ecco, molti si ammalavano oppure chiaramente potevano essere soggetti al rischio di Covid. E quindi quello che abbiamo fatto, ecco, in termini di ricerca nel nostro centro, tanti centri, anche in collaborazione con gruppi europei e statunitensi, è proprio di cercare di capire questo. E quello che in qualche modo abbiamo visto in questo, diciamo, ormai più di un anno, è sostanzialmente che è vero che i pazienti oncologici sono fragili, ma in realtà riescono, diciamo, assolutamente a reagire in modo efficace ed efficiente, e quindi noi riusciamo a somministrare le terapie, anche quelle immunologiche, cioè quelle che stimolano il sistema immunitario, in modo sicuro. Questo lo dico perché, diciamo, un anno fa c'era stata un po' la paura di dire: utilizziamo dei trattamenti che in qualche modo iperattivano il sistema immunitario, quindi cosa può succedere? In realtà abbiamo dimostrato che, diciamo, continuare a somministrare trattamenti che, come dicevo, hanno un impatto importante sulla sopravvivenza dei pazienti è assolutamente sicuro, e quindi era quello che un po' abbiamo continuato a fare in questi anni. L'altro aspetto che abbiamo un po' studiato, diciamo, anche qui a Siena, è sostanzialmente capire effettivamente come reagivano i pazienti che abbiamo vaccinato, che quindi sono stati esposti in questa fase anche al rischio di ammalarsi di Covid. E quello che abbiamo visto in realtà è che non solo i pazienti reagiscono bene, quindi hanno avuto una risposta anche nei confronti del vaccino che quindi li ha protetti, ma addirittura i pazienti che sono stati sottoposti a trattamento di immunoterapia hanno avuto, diciamo, una risposta anche migliore. Quindi in qualche modo questo ci ha rassicurato sul fatto di continuare ad usare le migliori strategie che abbiamo a disposizione, quindi in un modo sicuro, garantendo al paziente anche la possibilità di essere curato al meglio. Quindi questo è sicuramente importante. Io ringrazio Anna Maria Di Giacomo per essere stata con noi e ovviamente buon lavoro. Grazie, buon proseguimento a voi.